what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing, they're all there because of you. It's my fault, I messed it up, and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Ooh. Ooh. Tick tock, the clock keeps ticking. Don't know what I should do. I wish you would be right here with me. Thinking of you, thinking of you, I'm thinking of you, I'm wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end. Buongiorno ragazze, allora oggi come sempre piove, io sono da un po' che non prendevo il cellulare, videocamera in mano, la verità ragazze, questo è stato un gennaio per noi molto molto impegnato, ho deciso proprio di staccare un po' di più rispetto agli scorsi mesi in cui caricavo più video, perché come sapete dall'ultimo vlog live che ho fatto abbiamo ricevuto buone notizie per quanto riguarda mamma e praticamente adesso siamo in una fase in cui si sta attenti, però insomma abbiamo tirato un grosso sospiro di sollievo. Infatti io devo ancora realizzare, ne parlo con Christian, gli dico guarda tanto sto perdendo capelli a tutto andare, questi sono capelli dello stress che vanno via, e ne stavo parlando anche ieri con Christian che ancora non ho realizzato bene. Perché dopo un anno vissuto perennemente in tensione, con tanta preoccupazione, lasciare andare un po' la presa per quanto riguarda il tenere tutto sotto controllo, insomma è stato anche un grosso lavoro mentale che per carità c'è ancora, perché
vi ripeto, bisogna stare molto molto attenti in queste fasi a qualsiasi tipo di segnale, però insomma ragazze, come dicevo nella live, passare da un'aspettativa di vita detta dai medici di 2 anni a essere liberi da malattia, grazie a Dio perché mamma ha avuto comunque una malattia limitata fin dall'inizio, non ha ad oggi sviluppato metastasi da nessuna parte, quindi comunque sicuramente il tumore di mamma era molto più aggredibile, ma essendo la natura di questo tumore molto aggressiva, i medici non si sa perché preferiscono non darti aspettative, non darti alcun tipo di speranza, e nel caso recuperano nel momento in cui ci sono buone notizie. Questa è una cosa che io non capisco fino in fondo. Capisco che i medici non vogliano dare, non vogliono fare promesse nel momento in cui è molto difficile, ripeto, dato il tumore di mamma, fare promesse a livello di guarigione, però veramente seghi le gambe alle persone così e le fai vivere una malattia che magari può avere un finale positivo, sempre negativo, perché se ti riempiono la testa di negatività i medici, non lo so, non so, questa è una considerazione mia data la situazione che abbiamo vissuto. Poi per carità, ci sono quelli che ci hanno detto non dovete basarvi sulle statistiche, siete comunque dei pazienti, non siete dei numeri, siete, perché io comunque ho condiviso la malattia di mamma al 100%, quindi sentivo di, anche se non fisicamente, di averlo anche io questo tumore, detto sinceramente. Però ragazzi, io adesso voglio chiudere un attimino. Naturalmente vi farò sempre sapere delle condizioni di mamma, anche perché adesso ieri sera ha ripreso con un forte dolore alla spalla ed era quello che ci fregava. Tanti sintomi ci hanno fregato in questo periodo e non ci hanno fatto capire che il tumore non c'era, perché comunque mamma a livello polmonare ha un grosso edema che è il risultato, la conseguenza della radioterapia. E gli fa male non il polmone naturalmente, perché il polmone non fa male, ma ha un dolore forte di riflesso alla spalla. Vabbè ragazze, detto ciò, allora io voglio ricominciare un pochettino a prendere, tempo permettendo, la videocamera in mano. Stamattina sono esattamente le 8:34, quindi vediamo anche questa volta. Sto andando alla Lidl perché ieri ho visto il volantino e ci sono tante tante cose carine. Vediamo cosa riuscirò a prendere, devo prendere anche un po' di verdure, perché in questo periodo mi sono lasciata un po' andare con l'alimentazione e devo recuperare, proprio per una questione di intolleranze, perché io se sto tanto tempo a mangiare in maniera sregolata, nel senso senza stare attenta a quello che mangio, va a finire che mi prendo dei bei attacchi di coliche, che non sono molto carini da avere. Detto ciò, mamma ieri mi ha chiamato perché l'altro giorno gli ho promesso un bel tiramisù. L'ho fatto a casa, la verità, ma se l'hanno spazzolato, gliene volevo portare un pezzo ma non gliel'ho portato perché sto diventando brava a farlo. L'ultima volta mi è venuto male, la verità. Non tanto male per il gusto, ma quanto il fatto che non avevo dosato bene per la teglia che avevo tutti gli ingredienti e quindi mi erano usciti solo 2 strati, mentre adesso l'ultimo che ho fatto, e l'ho fatto anche con l'aggiunta di panna, un po' di panna montata, è uscito buonissimo, le bambine hanno gradito, Cristian, mio nipote che è venuto il fine settimana a dormire da noi, il sabato a dormire da noi, e le avevo promesso a mamma, le ho detto mamma adesso te ne faccio una teglia anche a te. Solo che poi tra una cosa e l'altra, ieri siamo stati in campagna da mia suocera a vari impegni, non gliel'ho fatto e quindi lo farò stasera e glielo porterò. Quindi ragazze, fatemi compagnia in questo vlog, adesso andiamo alla Lidl. I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom?
Eccomi qua ragazze, tornata dal mio giro alla Lidl, poi sono andata in altri posti, vi farò vedere tutto durante la giornata quando avrò 10 minuti di tempo perché purtroppo, come sempre, sono passata da OVS e ho fatto danno per quanto riguarda le bimbe, ma vabbè, vi farò vedere tutto dopo. Allora, vi faccio vedere quello che riguarda questo volantino, è già qua sulla sinistra, vedete. Una cosa carina che assolutamente avevo visto nel volantino e ho avuto la fortuna di trovare, ma sono andata abbastanza presto stamattina. E iniziamo con gli acquisti. Allora, per quanto riguarda abbigliamento, ho preso questo leggings per tutti e due le bimbe, perché comunque ormai vestono la stessa taglia, dato che Adele è magrissima e Asia prende la taglia praticamente di Adele. Questo qua veniva sui 4,99 € ed è un semplicissimo jeans in cotone. Io questi per le bambine li strauso e devo dire che per quanto riguarda l'abbigliamento della Lidl, io come tessuto mi sono sempre trovata bene. Non c'era tantissimo per quanto riguarda le cose che avevo visto nel volantino, però vabbè, mi sono accontentata, ma non dovevo prendere chissà che cosa. Quindi questo leggings per le bimbe. Poi ho preso questa tuta per Christian, che veniva 11 euro mi sa la felpa e 9,99 € il pantalone, ora non mi ricordo, ed è un pantalone sportivo che Cristian lo stesso usa tantissimo come me, perché non è che siamo in un periodo in cui si fanno chissà quali cose, quindi se stiamo in casa o comunque usciamo a fare delle commissioni veloci, noi tendiamo comunque a vestirci comodi. Quindi questo pantalone taglia S con la felpa sempre semplice, abbinata con la zip taglia S. Poi ho comprato queste mele che mi stanno piacendo tantissimo, non chiedetemi perché non le avevo mai comprate, mai gradite, ma queste qua Valvenosta col sacchetto così, sono piccole e me ne mangio anche due o tre dopo pranzo e dopo cena, e anche le bambine gradiscono. Poi ho preso questo set di vaschette di alluminio da 7. Poi, come ho visto questi Dino Nuggets, li ho presi subito perché sono i nuggets a forma di dinosauro, non li avevo mai visti, ma Lidl ci sorprende sempre con queste cose un po' particolari. Dopodiché, immancabili tenerini simpaticotti, dei funghi, perché adesso per pranzo faccio le scaloppine ai funghi. Poi ho preso un casco di banane, delle cingomme per me, ma per Adele, perché si sta prendendo la fissa delle cingomme, anche se non gliele faccio mangiare spesso, diciamo una al giorno, e voleva queste con alla menta semplici. Poi Kinder cioccolato, perché io ho l'abitudine nella merenda di Adele delle 11 a scuola di metterli anche una barretta di Kinder, che fa sempre piacere. Poi dei finocchi, stasera li farò a insalata. Dopodiché fettine di pollo, che mi servono appunto per fare le scaloppine ai funghi, plum cake, perché le bimbe si sono riprese la fissa dei plum cake. Abbiamo passato il periodo pan di stelle, il periodo con i cereali al cioccolato, le palline di cioccolato, e adesso siamo ritornati alla fissa plum cake la mattina. Poi Nesquik, c'era in offerta 3,99 l'omino bianco detersivo igienizzante e l'ho preso al volo, sono da 30 lavaggi questi flaconi. Poi sono alla disperata ricerca di un gel detergente per viso che faccia schiuma. Allora, io la fissa la mattina e la sera quando mi strucco, che il detergente, viso deve fare schiuma, o comunque darmi quella sensazione che il viso lo sto pulendo. Avevo preso, la verità, uno da mia cognata Avon, che è una mousse. E sinceramente ho sbagliato a prenderlo perché questa sensazione non me la dà, ma di regola tutte le mousse, non so neanche come spiegarvelo, non mi soddisfano per quanto riguarda la detersione viso. E ho provato adesso, l'ho visto da Lidl, a prendere questo della L'Oreal, che era da un po' che lo vedevo, ed è il gel detergente fiori rari, deterge, purifica e lenisce. Ed è per pelli secche e sensibili, quindi dovrebbe essere adatto a me per quanto riguarda la sensibilità della mia pelle, quindi lo provo e poi vi dirò come mi ci sono trovata. Dopodiché, chicca del volantino Lidl che partiva da oggi, calendario settimanale, e niente, troppo carino ragazze, c'è anche
vedete il buchino per poterlo appendere. Allora ho preso questa versione che la voglio regalare a mia sorella per segnarsi tutte le cose della bimba e io naturalmente ho scelto questa versione qua. Leopardata, troppo bellina. Poi se vedete ci sono proprio post-it. Questi sono fogli che si possono staccare e qua c'è la zona post-it, ragazze. Troppo bellina. Veniva 7 euro, non mi ricordo più perché purtroppo ho buttato il, come si dice, lo scontrino. Oggi non mi vengono le parole. Quindi ragazze, andate, andate perché sono veramente troppo, troppo carine. Dopodiché devo buttare il mio cesto della biancheria. Ho visto alla Lidl questo, che oltretutto ho utilizzato per mettere dentro la spesa, rimane dritto, poi ha i manici per poterlo prendere e trasportare, quindi me lo trasporterò in giro per casa perché molte volte molliamo le cose da lavare in giro e allora andrò in giro a recuperare tutto e poi porterò vicino alla lavatrice ed è carinissimo, cioè oddio carinissimo, non è niente di che, però a me piaceva il fatto che fosse bello lungo, quindi capiente. E comunque rimane un bel tessuto rigido e spero che duri rispetto al cesto in vimini che avevo prima. Niente ragazze, io adesso ho un po' di cose da fare qua a casa. Oltre alla Lidl sono passata purtroppo da OVS, ma vi farò vedere più tardi lo shopping per le bambine. Però oggi mi sono concessa di comprare anche qualcosa per me e per Christian. Vabbè, per Christian le ho preso questa tuta che non è niente di eccezionale, però gliel'ho presa. E poi ho comprato due paia di scarpe che ci sono i saldi in questo periodo e come le ho viste le ho prese al volo perché avevano un prezzo eccezionale da Bata. Ho preso delle scarpe per me da ginnastica perché le mie Skechers bianche ormai sono rovinatissime, da bianche sono diventate completamente grigie, non riesco neanche più a lavarle come si deve. Tanto qua ci sono Luna e Mittel che vi avviso mi stanno facendo uscire gli occhi come si suol dire perché Luna è entrata in quella fase ormonale e sta impazzendo, ma vi racconterò anche questo. Ritornando alle scarpe, ho preso delle scarpe per me da ginnastica Nike che venivano, c'era uno sconto del 30% e poi con una promozione prendendo un altro paio di scarpe, nella scarpa che veniva di meno veniva applicato un altro 20, quindi le ho pagate proprio forse 40 euro nemmeno. E un paio di scarpe per Christian che però si deve provare perché lui di regola ha il 42, ma queste sono 43. Il commesso mi ha detto che sono scarpe molto molto strette, quindi le ho portate per fargliele provare e poi vedremo se le dovrò cambiare. Quindi ragazze, ci aggiorniamo più tardi e vi faccio vedere tutte queste cose.
Eccoci qua ragazze, buongiorno. Allora, ieri non sono più riuscita a registrare nulla. Stamattina ho 10 minuti di tempo libero, le bambine sono a scuola e ci siamo svegliate anche in super ritardo. Abbiamo fatto di così per portarle. E niente, vi volevo concludere questo vlog facendovi vedere gli acquisti che ho fatto da OVS. Sono andata principalmente per Aurora. Mia nipote sta crescendo in maniera molto molto veloce e quindi ogni 2 mesi bisogna cambiarle le cose. Mi ho approfittato andare a comprare delle cose per lei. Ragazzi, c'era la nuova collezione, io che vi devo dire, l'ho presa, ho preso un po' di cosettine. Che succede questo, chiamatela come scusa, ed è una scusa, però è anche un po' di verità. Io ogni volta che vado nei negozi, soprattutto da OVS, perché io da OVS mi trovo benissimo, quando sta arrivando la nuova collezione, all'inizio trovo tante cose belle, tantissime. Magari dico no, non è ancora periodo di comprarle, aspettiamo un po'. Quando aspetto e arriva il momento proprio che le devo comprare per necessità, quelle cose che avevo visto a inizio collezione non le trovo più. Quindi queste cose erano state messe in quel momento, io come le ho viste ho pensato sono bellissime, niente di eccezionale, perché comunque tendendo io a vestirmi molto comoda, molto semplice, vesto anche le bambine così. E poi le mie figlie sono due scalmanate ad avere stivaletti particolari, gonne solo in occasioni speciali, non riuscirei mai a metterglieli ogni giorno. Comunque inizio velocemente a farvi vedere gli acquisti. Allora, questo era il pantalone della Lidl, ve lo faccio vedere di nuovo, è molto semplice, però è sempre abbigliamento, quindi ve lo faccio vedere. Dopodiché c'erano questi maglioncini, c'era anche la versione blu, come potete vedere ha i fiocchettini qua nelle spalle ed è tutto a righe. Questo veniva 16,95 euro e come ben sapete quello che compro per Adele sta anche ad Asia, perché ragazzi hanno la stessa taglia, che vi devo dire. Quindi questo maglioncino 16,95. Poi ho comprato questo completo tuta, pantalone e felpina insieme, questo qua di mini, come potete vedere. Questo completo veniva, e ogni volta mi incasino con i cartellini di OVS, 19,95. qua vedete che c'è mini, c'è il collettino con le righe fucsia e argentate. E adesso vi faccio vedere anche il pantalone, così magari se volete fare un po' di shopping per le vostre bambine avete visto già qualcosa della collezione nuova di OVS. E questo è un semplice leggings con logo di Minnie e delle righe qua sotto, quindi abbastanza semplice, ma comunque Minnie a noi piace sempre, quindi appena l'ha visto Asia soprattutto gli si sono fatti gli occhi a cuoricino. Poi un jeans che era praticamente nella barra dove c'era quel maglioncino a righe, semplicissimo, come potete vedere. L'unica particolarità è che qua nel risvolto ci sono i pois, non so se mette a fuoco la videocamera, ecco qua. E questo veniva 14,95 euro. Inoltre avevo dei coupon da utilizzare, perché OVS ha di buono quello: se hai la tessera OVS e vai periodicamente lì, accumuli punti, ogni tanto ti danno coupon da 10, 20, 30%. Poi per non comprare il maglioncino uguale identico blu, e soprattutto perché nel periodo primaverile che stiamo aspettando, soprattutto io, perché oggi c'è un po' di sole, infatti me lo sto godendo dalla finestra, però siamo 2 mesi che sta solo piovendo, e quindi anche questi colori a me mi fanno pensare alla primavera, all'estate, insomma non vedo l'ora ragazze. Questo cardigan ho comprato sempre a righe, semplici, con le maniche strette, c'è anche la parte sotto un pochettino più stretta. Questo veniva, e il cotone buonissimo di OVS, 14,95 euro, ed era sempre lì
praticamente c'era questa barra con maglioncini di questi colori a righe, jeans. Ho preso praticamente tutta l'esposizione. Poi, per quanto riguarda le magliette, come sapete, come sempre, io mi trovo benissimo da OVS perché il cotone è buono e le magliette che io di solito trovo nei tavoli hanno un costo più basso, ma una resa spettacolare, quindi ce ne freghiamo. Queste due magliette che vi faccio vedere venivano 5,95 l'una ed è una così semplice, vi faccio vedere il cuore, troppo carino. È bianca semplice in cotone leggero, quindi questa per adesso aspettiamo un pochettino a metterla, mentre questi maglioncini che vi ho fatto vedere si possono mettere tranquillamente anche adesso. E questa versione celeste col cuore celeste. Praticamente queste due magliette erano nel tavolo e sopra, esposte sopra, c'erano due felpe che ho abbinato. Non ho comprato pantaloni perché la verità di pantaloni ne abbiamo tanti. Poi ho comprato questo jeans che ci sta bene e vi faccio vedere le felpe che c'erano abbinate a queste due magliette. Allora, la prima felpa bellissima, l'ho pagata solo 12,95 euro, cotone spettacolare e come potete vedere ha delle lettere e dei cuoricini. E ha sempre le righe rosa e bianche. Poi questo rosa a me piace tantissimo, ha il cappuccio ed è semplicissima. E l'ho abbinata alla prima maglietta. Dopodiché ho comprato questa blu che ha sempre le lettere, qualche cuoricino, uguale identica, sempre a righe. È lo stesso modello però versione blu. E questa qua naturalmente l'ho abbinata a questa maglietta. Vi faccio vedere altre due magliette che erano sempre lì in quel tavolo, che vengono sempre 5,95 e rispettivamente si possono abbinare sempre a queste felpine. E una è questa, con questa borsettina troppo carina, sempre bianca, semplice. E poi la versione rosa, sempre con la borsettina. Come ultimo acquisto ho comprato questa tuta, chiamiamola così, molto carina, che ha la felpa con scritto chic, bianca, con i polsini stretti e la particolarità della parte di sotto lo stesso, con l'elastico grosso stretto. Rimane leggermente corta, niente di esagerato, e il pantalone è un po' a vita alta, con il fiocchettino semplice nero e i polsini sotto. Allora, il pantalone, perché questo non era un set, l'ho pagato 12,95 euro, mentre la felpa 14,95 euro. Ora che queste cose ve le ho fatte vedere, tolgo tutte le etichette e gli do una bella sciacquata in lavatrice. Io chiudo qua il vlog, ragazze. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Siamo andati in una fascia temporale un po' lunga perché comunque ero tanti giorni che non registravo, quindi ho dovuto incorporare tutto in questo vlog. Io come sempre vi mando un bacio. Vi do appuntamento al prossimo video e vi ricordo di seguirmi nelle due pagine Instagram, una che riguarda il canale Gabrizom, quindi il canale YouTube, e l'altra che riguarda il mio secondo lavoro amatissimo con Arix, incaricata Arix, di cui vi parlo perché il mio team si sta espandendo, quindi vi do l'invito che se volete avere un guadagno extra a lavorare con i social, potete contattarmi sulla seconda pagina che si chiama Gabrizelt, ma vi lascio tutti i link qua sotto e possiamo parlarne, nel senso che sarò contenta, come faccio da tanto tempo a questa parte, ormai 6 mesi, di raccontarvi qual è la mia esperienza lavorativa e cosa faccio. E poi comunque possiamo parlare anche del programma che ho seguito io, che sto continuando a seguire per la gestione del peso, ed è il programma Slenderize. Quindi se siete interessate a una o all'altra, o mi seguite tutti e due o scegliete la pagina su cui seguirmi. Quindi ragazze, grazie ancora per tutto il sostegno che ci avete dato in questo periodo difficile.
Vi darò mano a mano, come vi ho detto, aggiornamenti anche sulle condizioni della mia mamma, che speriamo si riprenda al 100% adesso ormai dalla radioterapia, che gli sta dando un po' di problemi, però siamo veramente felicissimi dell'esito di questa brutta, bruttissima avventura. Quindi, ragazze, al prossimo video. Ciao ciao e grazie ancora.